Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio, anche se è una grandissima finta questa, mi sembra ovvio, perché oggi invece è uno splendido lunedì mattina e io sto camminando qui in trasferta in una freddissima ma assolata Ferrara. Oh, sono a Ferrara per un concerto e allora con l'occasione adesso ci facciamo una chiacchierata con questo mio amico che si chiama Federico Pierantoni. Ciao Federico, benvenuto a Fuori dal Chorus. Ciao a tutti. Allora, la prima domanda di rito è questa. Federico, chi è Federico Pierantoni? Allora, Federico Pierantoni è un ragazzo nato a Bentivoglio, cioè vicino Bologna, ma residente a Ferrara da un po' di anni. Suono il trombone, insomma, da così e basta. Sì, insomma, è eccessivamente rapido. Comunque, va bene. Spiegati, perché il trombone? Cioè, che comunque è uno strumento abbastanza desueto, no? Almeno di questi tempi. Perché il trombone? Come nasce questa passione? Ma il trombone, diciamo, no, non credo ci sia mai stata una passione tra me e il trombone, in senso, nei primi tempi, perché sono cresciuto in banda a Minerbio, del mio paese, e fondamentalmente, adesso non so, magari nella mia banda c'erano pochi tromboni, ho iniziato con la tromba, ma sfortunatamente avevo fatto due saggi di musica fallimentari, in cui allora l'insegnante della banda mi fa: ma prova il trombone, anche lui trombonista, e le robe uscivano un po' più facilmente. Poi insomma, ho continuato su quella strada, prima col trombone a pistoni, poi successivamente con quello a culisse. Quindi, come tutti dalla banda, beh, chiaramente tutti in Italia, no? Quasi tutti quelli che suonano questi strumenti partono dalla banda, ma poi dalla banda come approdi al jazz, che chiaramente Federico è un trombonista di jazz, uno dei più talentuosi d'Italia, e come approdi al jazz? Allora, praticamente sempre tramite l'insegnante della banda. Un giorno mi portò un disco di J.J. Johnson, The Eminent volume 1, penso, con Clifford Brown, insomma Max Roach mi pare, e penso di averlo consumato, e da lì, diciamo, è partita la passione. Da questo primo disco, è un disco sicuramente, insomma, scontato per tutti i trombonisti, insomma tutti i musicisti. Mi ricordo c'era questo Clifford Brown incredibile, e J.J. mi aveva proprio, come dire, entusiasmato con questo suono, fraseggio. E da lì ho detto, ma proviamoci. E così ho continuato, insomma, ecco. Perfetto, no, non mi guardare con questa faccia, è tutto perfetto quello che dici, sei tu, parli di te. No, una cosa è che non mi aspettavo Ferrara fosse così rumorosa, speriamo che questo non interferisca troppo con la trasmissione. Sì, in effetti stiamo passeggiando e ci sono dei giardini pensili meravigliosi. Ma torniamo al trombone, Federico. Allora, quest'anno, se non sbaglio, no, esce il tuo disco 6x2, giusto? È uscito a maggio il volume 1, è uscito a maggio il volume 2, sempre per la Encore Records, dovrebbe uscire a marzo 2023. Allora, 6x2 è un disco che racchiude 6 duetti, giusto? Allora sì, sono 12 duetti in tutto, per ogni volume ce ne sono 6, insomma. Beh, parlaci dei tuoi 6x2. Allora, praticamente, non lo so, ecco, una domanda difficile. Diciamo che volevo fare
più che un progetto musicale da portare in giro, perché giustamente anche insomma di questi tempi, come è sempre stato, la maggior parte delle volte si fa un progetto anche per fare dei concerti, no? E tu dirai, bene, dove li porti i 12 duetti? Infatti non li porto da nessuna parte, li lascio nel disco. E quindi diciamo ho voluto fare di più, un progetto discografico che mi era balzato in mente anni fa. Ho deciso di farlo diciamo durante bene o male il Covid, così che erano tutti a casa, e quindi sono riuscito a fare questa proposta discografica che spero insomma piaccia. E non è sicuramente un disco per, sì, con un gruppo magari da portare in giro a fare concerti, insomma è un in quel periodo vedevo la musica molto insomma col moduli, insomma duetti, molto intimo per certe cose, e ho voluto portarla avanti, ecco. E senti una cosa, parlando proprio della musica adesso, cioè già scrivere musica di per sé è difficile, no? Oltretutto tu la scrivi sempre per due strumenti, chiaramente uno è sempre il trombone, ma poi l'interlocutore cambia di volta in volta. Come hai pensato agli strumenti per il quale scrivere e poi agli strumentisti per il quale è scritto? Allora, diciamo che prima di tutto ho scelto dei musicisti con cui mi trovavo bene sia personalmente che musicalmente, e con cui ho collaborato negli anni, insomma, sia con vari gruppi, eccetera. Nel primo volume ci sono Stefano Dalla Porta, bassista con cui sono suonato anche ieri dell'orchestra, Antonio Cavicchi, chitarrista di Ferrara, un caposaldo della chitarra jazz in Italia, non so se lo conoscete, ma uno molto importante nel panorama italiano, insomma anche soprattutto nella docenza, perché ha insegnato a Ferrara tantissimi anni chitarra jazz, ha suonato con tutti i più grandi. Poi Giulia Barba a sax baritono, che è la ragazza che suonava il baritono anche ieri sera, Mirko Cesilino, trombettista di Udine, e poi Gianluca Fortini, che tra l'altro, scusate, anche Mirko Cesilino ha collaborato con l'orchestra La Tower. E poi Gianluca Fortini, anche lui suona nella Tower, praticamente i duetti con la Tower, no. Vabbè, però insomma, sì, insomma, ecco. Invece nel secondo, che uscirà a marzo, ci sarà Zeno De Rossi alla batteria, Alfonso Santimone, direttore pianista, sempre della Tower, Sara Battaglini, cantante fiorentina, e poi Filippo Refice, tenorista sempre della Tower, e ne manca uno che non mi ricordo, Federico Zaltron, un violinista di Vicenza. Scusa, ritorno alla domanda che mi hai fatto. Diciamo che non sono tutti pezzi originali, scusa, è un po' sviato, non sono tutti pezzi originali, ma anche alcuni standard, che mi appassiona molto il modo di suonare gli standard in duo, concentrandoci sul movimento delle voci, eccetera eccetera. E per gli strumentisti, ma ho scritto sì pensando alla personalità del singolo musicista con cui dovevo registrare, e ho scritto di conseguenza, insomma, ecco, sì, vedendo anche la personalità. Basta, sono dilungato. No, Federico ha detto più volte la Tower, perché siamo reduci appunto da questo concerto fatto con la Tower Jazz Composer Orchestra. Esatto, che è l'orchestra residente del Torrione Jazz Club qui a Ferrara. Un posto meraviglioso che, se non avete mai visto, ma non ci credo, dovete prendere Italo e correre, perché in 2 ore e 47 siete a Ferrara da Roma, e ne vale la pena. Ultima domanda, quella un po' più impegnativa, ma senti, dove sta la musica oggi? Oddio, cioè? Cioè dove... qual è la tua visione della musica? Verso dove va?
ma la tua chiaramente, non... Ma non lo so, è una domanda difficile, non... Io in questo momento non mi sento uno che... almeno una persona che porta in giro qualcosa, diciamo, ecco. Sto cercando un po' di creare un certo sound della mia musica, però no, non credo che sono ancora a livello da rispondere a questa domanda. Magari tra 5-6 anni avrò una risposta diversa. Però bellissima domanda, ma non lo so, insomma. Secondo me l'ascolto del tuo disco ti smentirà comunque. Niente, allora adesso lasciamo le chiacchiere per concentrarci sulla musica e ci ascoltiamo quindi il primo volume dei tuoi 2 6x2, che diventa una cosa difficilissima da dire, no? Perché 2 6x2, ma è il primo volume che non è il secondo. 6x2 volume 1. Se ti ricordi la scaletta e i brani, se ce li vuoi dire, e se no... Ah sì. Allora, il primo è Circle con Stefano Dalla Porta, il secondo Darn a Dream, standard di Jimmy Van Housen. Poi Song 32 con Giulia. Nebbia colori con Mirko e Preludio e Fughe di Bach in Do minore. Buon ascolto, grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti, ciao. Ci perdonerete, ma siccome l'arte poi è questo flusso di coscienza che va e riviene, beh, giustamente Federico ripensava alla domanda di prima e voleva lasciare un ultimo commento importantissimo. No, volevo solamente precisare che mi sono scordato che secondo me l'importanza, insomma, appunto nel jazz... è di farsi un repertorio proprio, quindi ognuno secondo me deve pian piano col tempo scoprire, non so, un repertorio che gli piace, che può essere anche, non so, un pezzo brasiliano oppure degli standard jazz, anche, non so, che magari non suonano tutti ma che piacciono, insomma, al musicista, e di farsi il proprio repertorio e svilupparlo, ecco. E sì, no, un'altra roba che mi interessa molto è magari andare a cercare compositori giustamente strafamosi come Duke Ellington, così, e scoprire brani inediti, quindi insomma andare sui brani inediti di compositori però super, come dire, gettonati in senso a livello di brani, come può essere Duke Ellington, Ted Jones o... ecco, insomma, grazie a tutti, un saluto a Eugenio e a Fuori dal Chorus.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.